Ed è proprio l'ora di un bel caffè, un caffè in compagnia di... Oggi siamo con Annalisa Tatarella, collega giornalista e organizzatrice di eventi. Buongiorno Annalisa, ben trovata. Buongiorno Serena, buongiorno a tutti, buongiorno alla redazione che ci sta ascoltando. Grazie innanzitutto. Ma di cosa? Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Allora, noi abbiamo già imparato a conoscerti in realtà, Annalisa, non più tardi di una settimana fa abbiamo mandato in onda all'interno del nostro telegiornale proprio una tua intervista. Si parlava di della giornalista Fortunata Dell'Orzo in un bellissimo evento per celebrare, festeggiare la giornalista all'interno della Fondazione Tatarella. Ma oggi vogliamo conoscerti meglio, vogliamo sapere chi è Annalisa Tatarella, oltre quello che noi vediamo. Allora, ti ho già presentata, tu sei una collega giornalista, organizzi eventi, ma di cosa ti occupi esattamente? Allora, io mi occupo di eventi culturali, di promozione di eventi culturali per la Fondazione Tatarella innanzitutto, per altre associazioni culturali. Con la Fondazione è nato tutto 11 anni fa grazie a mio padre che l'ha fondata, Salvatore, in memoria di suo fratello Pinuccio. Sì. E con la Fondazione io e i miei fratelli, adesso purtroppo mio padre non c'è più, continuiamo questo lavoro di programmazione, di promozione di incontri con gli autori, borse di studio, programmazione di convegni, rassegne letterari, eventi di beneficenza, scuole di formazione politica che partiranno a breve. Poi c'è l'accesso alla biblioteca, all'archivio e all'emeroteca della Fondazione, che è appunto un archivio storico politico unico in Italia, se non si considera la Fondazione De Felice. Questo per quanto sto guardando le foto, sì. Che grazie. Per quanto riguarda la Fondazione, poi con altre associazioni territoriali io mi occupo di rassegne sempre culturali, di organizzazione di programmi all'interno di appunto di rassegne culturali di varie città, quindi organizzo presentazioni sempre tutto intorno ai libri, agli autori e alla cultura locale ma anche nazionale. Insomma, mi piace intervistare e promuovere i libri, in sintesi. Ora che ci hai chiarito un po' la tua inclinazione / specializzazione, Annalisa, mi viene da chiederti, anche se la risposta è quasi scontata, del resto l'abbiamo visto anche nelle foto, chi sono le tue figure di riferimento? Chi ti ha formata, mettiamola così? Ma innanzitutto mio padre e mia madre, a cui devo tutto, ma non perché sono i miei genitori, di cui vado estremamente fiera e orgogliosa, ma perché appunto mi sono sempre stati vicino, mi hanno sempre consigliato, mi hanno lasciato una grandissima libertà. Quindi indubbiamente mia madre e mio padre, che sono appunto anche una fonte di ispirazione. Ecco, la mia bellissima copia, mia madre, il mio bellissimo papà, sto vedendo le foto, e insomma sì, loro innanzitutto, veramente sono stata fortunata ad avere genitori così. Ma anche i miei fratelli, devo dire, poi noi siamo molto uniti, portiamo, ti ho detto, avanti questo progetto a cui teniamo molto, ovviamente. E poi un'altra fonte di ispirazione è anche mio nipote, quel bambino. Mi hai che anticipata, vedi. Perché ovviamente noi abbiamo, insomma, ci siamo scambiate l'amicizia su Facebook e tu spesso parli o mostri foto di questo nipote che adori, si vede. Sì, lo mostro quasi sempre di spalle perché a tutelarlo, e sì, è il fratello di Fabrizio. Questa sono io invece. Tra un po' parleremo della tua passione per la montagna, ma prima completiamo il discorso su tuo nipote. Mio nipote è il figlio di Fabrizio, che è vicepresidente della Fondazione, ed è il mio grande amore, è qualcosa di indescrivibile. È un bambino veramente di cui sono molto orgogliosa, perché nonostante la tenera età, è un po' più grande della foto che vedi adesso, e davvero mi insegna tanto. I bambini sono la cosa più bella del mondo, ma sono anche dei piccoli grandi maestri, e lui, devo dire, che mi tiene in riga. Annalisa, invece tu da bambina cosa volevi diventare? Hai esaudito il tuo sogno o c'era qualcos'altro? Allora Serena, io sono una sognatrice cronica proprio, quindi anche se realizzo sogni, poi ne ho sempre tanti, perché credo che sia fondamentale avere sempre sogni.
Da bambina, primo sogno, volevo diventare una tennista. Ho giocato a tennis sin da piccola ed era un grandissimo sogno. Poi con l'età volevo diventare una giornalista e volevo stare tra la gente, quindi devo dire che con la fondazione e con altre associazioni questo sogno io l'ho realizzato. Tra l'altro è nato quasi per caso, perché prima della fondazione io scrivevo per un giornale che aveva fondato sempre mio padre e non avevo mai presentato libri, perché appunto la fondazione ancora non esisteva, ma un mio caro amico Marco Grassi, che è presidente di un'associazione culturale molto bella di Ante, mi chiese di presentare Vittorio Sgarbi. Quindi quella è stata la mia prima presentazione. Ho iniziato proprio con una cosa. Infatti, sei partita soft, come si suol dire. E da lì ho capito che mi piaceva anche quella forma di comunicazione. E devo dire che sì, ho iniziato così, perché quando Marco me lo propose io istintivamente dissi sì, perché conoscevo Vittorio dalla televisione, non l'avevo mai incontrato. E quando a cena Marco disse, fece questo brindisi a Vittorio e anche la prima presentazione Elisa, lui disse o sei pazza o sei incosciente a cominciare con me. E devo dire che ancora non lo so, però io a Vittorio devo tanto tuttora, perché anche lui è un punto di riferimento. Devo dire che dalla scomparsa di mio padre lui è stato ancora più presente, mi risponde sempre ai dubbi, e mi ha insegnato tanto anche senza dirlo, perché quando ti consente di seguirlo nei suoi vari spostamenti, poi viene sempre qui da noi a Bari come ospite, è così generoso, così sapiente, ma anche generoso con il suo sapere, che ti forma inevitabilmente. E io gli sono molto grata e affezionata, una persona di cui mi fido molto e a cui voglio veramente molto bene. Quindi anche Vittorio, devo dire, fa parte della famiglia anche lui, mi sopporta da 11 anni. Ed è un altro punto di riferimento, mi pare di capire. Sì, insieme ai miei genitori sicuramente anche lui è un maestro. Siamo quasi in chiusura, Annalisa, giusto il tempo per chiederti qual è il tuo più grande obiettivo che vuoi raggiungere anche professionalmente, e se hai invece anche un grande rimpianto. Allora, rimpianto uno sicuramente, forse anche l'unico, un caffè con un amico che ho rimandato, perché sai, a volte si va sempre di fretta, e questa telefonata, questo caffè che ho rimandato al telefono, in realtà potevo tranquillamente prenderlo perché eravamo anche vicini, però dovevo fare questo servizio. Purtroppo 2 giorni dopo questo mio amico è venuto a mancare e insomma questo caffè mi è rimasto un po' così, ecco, un caffè mancato con una persona che mi manca molto e insomma che però rimane sempre nel mio cuore, è un grande amico, un grande artista. E basta, vabbè, parliamo di sogni. So di chi parli, quindi ti mando un abbraccio virtuale. Ma passiamo invece al grande obiettivo. Grande obiettivo, ho obiettivi, tanti obiettivi. Uno sicuramente è scrivere, che è la mia più grande passione, che purtroppo non coltivo come vorrei, perché avrei bisogno di più ore, mi piacerebbe avere più ore nell'arco della giornata. Però io credo che per scrivere bisogna veramente isolarsi e fare, non dico credo solo, sia la cosa più difficile quello del mondo. Sì, ed è veramente sempre stato un mio grande amore la scrittura, oltre alla lettura, ma devo dire, devo essere sincera, la scrittura molto ancora persino di più. Un altro obiettivo, no, più che obiettivo, un desiderio, mi piacerebbe avere uno spazio mio per presentare delle grandi menti. Ho fatto una pagina su Facebook che si chiama Menti ed Eventi, dove un po'
supporto quello che faccio su 30 su secondi Facebook. Annalisa, siamo in chiusura, vai, prego. Quindi mi piacerebbe avere uno spazio anche televisivo, radiofonico, per presentare queste menti eccezionali che ho il privilegio di incontrare tramite la Fondazione e altre associazioni culturali, per farle arrivare il più possibile soprattutto ai giovani. E allora, con la promessa che presenteremo prima o poi qui a Telebari il tuo primo libro, Annalisa, io ti ringrazio per essere stata con noi, grazie, ti auguro buona giornata. Grazie a tutti, grazie davvero, buon lavoro. Buon lavoro anche a te. Per la trasmissione. Grazie. Grazie alla collega giornalista e organizzatrice di eventi, Annalisa Tatarella. Noi ci fermiamo qualche istante, non andate via, torniamo subito con altre notizie.